Ancora l'ospedale Piemonte al centro delle battaglie cittadine, un nosocomio che serve gran parte della popolazione, tra 60 e 80 mila gli utenti che generalmente la struttura riesce a servire, tra l'altro ubicata in pieno centro. E ancora una volta la minaccia della chiusura. Stavolta a dirlo è il neo direttore generale Michele Vullo, che si fa portavoce delle intenzioni della regione. Chiudere di fatto l'ospedale per trasformarlo in un polo materno-infantile. Sarebbero queste le nuove direttive dell'assessore Borsellino, ma a insorgere stavolta è l'intera città, a cominciare naturalmente dal sindaco Renato Accorinti. L'ospedale Piemonte, in pochi minuti, almeno 60-80 mila persone, è raggiungibile facilmente, non può essere chiuso. Allora che si fa il reparto neonatale d'eccellenza, siamo d'accordo, ma chiudere il pronto soccorso, che non vuol dire il punto dove se hai una ferita ti danno 4 punti. Il pronto soccorso è la cardiologia, è anche, voglio dire, la rianimazione, è l'ortopedia, cioè c'è una serie di reparti indispensabili dove l'essere umano si può salvare quando ha un malore forte, e poi non possiamo arrivare lontani e già defunti. Perciò questa è una lotta che chiedo a tutti i cittadini di veramente intraprendere insieme, e chiaramente impediremo la chiusura. Sul caso sono intervenuti i sindacati, che considerano il Piemonte un punto sanitario strategico e hanno già indetto un'assemblea per mercoledì. Si è fatto sentire anche il presidente dell'UDC Giampiero D'Alia, che ha tuonato: non si possono prendere certe decisioni nel chiuso delle stanze e sulla base di scelte esclusivamente ragionieristiche. Chiedo che venga convocato un consiglio comunale straordinario alla presenza di tutte le parti interessate. Vedremo se ancora una volta si riuscirà a salvare una struttura sanitaria fondamentale per l'intera città.